Adesso voltiamo pagina e parliamo di cinema, TV, teatro con un'attrice napoletana di grande successo che sin dai suoi primissimi passi nel mondo dello spettacolo ha dimostrato davvero di avere straordinario e grande talento, iniziando la sua carriera da giovanissima come modella. Tra l'altro, tra le sue tante attività è anche un'insegnante molto apprezzata, lavoro che svolge con grande passione ma senza mai trascurare il suo essere attrice. Insomma, un grande esempio di talento e di qualità. Diamo il buongiorno ad una graditissima ospite, Imma Piro. Buongiorno Imma, ben trovata. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi quest'oggi. Fa molto piacere, avrei preferito essere in studio, ma purtroppo non si può avere tutto dalla vita. Ti invito comunque prossima volta ed è comunque un piacere per noi averti in collegamento e di conoscerti più nel profondo. Naturalmente menzionando quella che è stata la tua carriera partendo dai tuoi esordi, quindi partendo dal 1974, perché ecco, è una data importante, tu sei presente nel film Il Bessione con Giancarlo Giannini, a cui poi sono seguito una serie di film sempre più importanti. Posso chiederti, col senno del poi, che esperienza quella è stata per te? Beh, quella è stata, è come il primo amore, sono quelle cose che non scordi mai. Io mi ricordo una Roma gelida in Piazza della Araceli, dove ho raggiunto sia Sergio Corbucci, che era il regista di questo film, fortunatissimo, ma lui era un regista di grandi incassi. Si divertiva moltissimo e divertiva il pubblico, ovviamente. E poi c'era ancora Carlo Conti in Italia. Quindi io ho visto loro due, ho firmato il contratto quasi subito, ma ricordo il freddo di questa Roma e questa ragazzina che girava in questa piazza, che la guardava, sembrava, era più grande di Piazza del Plebiscito, come sappiamo, Piazza della Araceli, e io ero incantata. E ho capito che, insomma, la mia vita sarebbe passata soprattutto a Roma, perché avrei fatto il lavoro, non perché io prediliga. Sono molto combattuta perché Roma è l'adozione e Napoli sono le radici, è il cuore. Però tu già lì avevi capito che quella poi sarebbe stata la tua strada, ecco, hai detto Roma, la non avresti... Sì, la mia strada, sì, la mia vita, perché il mio lavoro è diventato la mia vita, come per moltissimi di noi attori, insomma, artisti, come certo, le vogliamo chiamare. Roma, luogo di adozione, non dimenticando mai le tue radici, e da lì in realtà si ripercuote Napoli. Sto ancora festeggiando la vittoria del Napoli, cioè voglio dire. Quanto ti ha emozionato, Imma, la vittoria di questo terzo scudetto del Napoli? Beh, guarda, ho pianto e se ne parliamo ancora mi esce la lacrimuccia anche qui. Ho la lacrima facile. Beh, è un grande motivo di orgoglio, no? Per noi siamo soddisfatti di questa... Sì, anche perché io ho vissuto a Napoli invece il penultimo scudetto, io l'ho trascorso, cioè la vittoria l'ho trascorsa a Napoli, nelle piazze, a ballare con mia madre, con i miei amici, insomma, quindi un ricordo meraviglioso. Tra l'altro, ricordando ancora le tue radici, ma permettimi anche di ripercorrere il tuo cammino teatrale, che per l'appunto ti ha visto sotto l'ombra di un grandissimo maestro. Un grande privilegio lavorare con Edoardo De Filippo nella commedia La donna immobile, nella cui compagnia tra l'altro resterai come prima attrice, cosa insomma non semplice, non banale, prima attrice in una compagnia teatrale dove il numero delle attrici è davvero esiguo. Tu invece resti come prima attrice per tantissimi anni. Com'era Edoardo? Posso chiederti, ecco, che tu che ne sei oggi, vivi da testimonianza, che cosa ti ha insegnato Edoardo De Filippo? Qualcosa che oggi sicuramente riporterai ancora nella tua carriera d'attrice? Guarda, questa è una domanda che mi piace molto, perché mi dai la possibilità di dire una cosa interessante. Allora, è una frase scontata, mi ha insegnato l'umiltà. Nel mio caso, che venivo dal cinema e avevo già fatto 6 anni di cinema quando lui mi ha scelta e io gli ho detto di no perché ero una sconsiderata, perché non avevo capito l'importanza, ma
lui ha insistito, cioè mi ha fatto capire che quando qualcosa deve essere tuo, o per destino, o perché è giusto per te, gli altri si impongono malgrado la tua follia, le tue stupidità, i tuoi momenti di, come dicono a Milano, stupidera, che non c'entra niente con me, ma mi piace proprio la parola. E lui mi ha voluta, ma io lì ho scoperto che lui ti poteva far fare oggi la protagonista, domani farti essere solo nel primo atto e viceversa. E questo mi ha insegnato poi a capire che se vuoi esistere in questo mestiere, devi essere consapevole che non è sempre così, cioè tu non puoi essere sempre la grande protagonista, come non puoi essere sempre giovane e bella, come sul tuo volto ci può essere il ricordo di una bellezza, ma anche del tempo che passa o che è passato, e adattarti alle varie situazioni. Quando io ho visto come lui si muoveva con gli attori, in qualche modo ho assorbito quel concetto e l'ho fatto mio. Cioè io resisto in quanto attrice perché a un certo punto ho detto: bene, non sono più tonica, non sono più meravigliosa e i camionisti non mi fischiano più come prima, le mani addosso, con gesti, insomma, no, che non hanno niente a che fare con l'amore. Magari, ecco, questo è un momento in cui uno sta tranquillo, però io sono anche una oggi che va a fare tre pose nel film di Milani, è un film di successo, è un film dove l'unica donna della mia età, la interpreto io, e quindi sono felice perché ci sono grandi soddisfazioni, si può raccogliere ancora moltissimo, e questo, se non ci fosse stato Edoardo, probabilmente la mia vita sarebbe stata un po' più un inferno, come lo è per molte attrici. Beh, Sono andata per lunghe, ma volevo spiegare bene questo no, concetto ci è anche per gli piaciuto. attori giovani Esatto, che ci esatto. ascoltano e che, no, vogliono, ecco, questa competizione, questa cosa. A un certo punto la competizione non ci sta più, bisogna adattarsi. Si invecchia, ma ci sono anche. Io dico sempre una cosa: dice, ma lei si vuole ritirare? Ma lei. Ma come si è sentita quando ha fatto tre pose? Ammazza, ho fatto un film che sta girato, ha fatto un sacco di soldi. Ricordiamolo questo Per Vito, gli grazie attori, ragazzi, no? grazie ragazzi, sì, Diretta da grazie. Riccardo Milani, ecco, ricordiamo anche brevemente l'esperienza a questo punto, Imma, se ti va. Sì, beh, insomma, è un'esperienza meravigliosa perché questi ragazzi possono avere la possibilità di andare sul palco a esibirsi grazie a questa donna, questo giudice di sorveglianza che a un certo punto si guarda le cassette, la cassetta che viene messa sul tavolo dalla Bergamasco, da Sonia Bergamasco, che è un'attrice che adoro, e lei va a casa, in questa casa bellissima, e inserisce questo DVD, guarda questi ragazzi e si commuove, e la commuovono, e lei si rende conto che, insomma, lei poi dirà di sì, questi ragazzi vanno in scena e poi c'è tutto lo svolgimento del film che sappiamo perché col successo che ha avuto ormai non c'è una persona che non mi dica non l'ho visto. Ecco. È vero, Quindi, straordinario. evviva Riccardo Milani, evviva certi cast, Insomma, tu hai una perché carriera davvero strepitosa, Imma, perché tanta abbiamo parlato del tuo esordio con Giancarlo Giannini e poi Edoardo De Filippo, ma in realtà hai lavorato anche con Luca De Filippo in Napoli Milionaria. Poi ancora tantissimo, ma tantissimo. tanto prima di Napoli Milionari, anche gli altri anni precedenti, quando Edoardo era in vita, fino alla morte di Edoardo e oltre, perché da buona napoletana ho detto: io mo se me ne vado, che figura faccio? Sembra che io sia stata qui solo perché c'era il padre che ci dirigeva, adesso ci dirigono altri, o anche lui ha fatto una regia molto bella.
E quindi sono stata anche diretta da Lucca, eh. Esatto, tanta cinema, tanta di voi. Diciamo adesso anche al nostro pubblico che sei nel cast del film La Caccia, secondo film da regista dell'attore Marco Bocci Sì. con Laura Chiatti, Paolo Pierobon, Pietro Sermonti al Esatto. cinema a partire dall'11 maggio. Che esperienza anche questa è stata per te? Beh, questa è stata un'esperienza molto bella, intanto è stata una vacanza bellissima perché l'abbiamo girato in io l'ho girato in Umbria con un tempo pessimo, però in un posto meraviglioso e quindi faceva un freddo. Io sempre ho a che fare con set quasi sempre gelidi, per cui si vede che il freddo mi fa bene. Il primo contratto l'ho firmato sotto Natale, insomma, tutto un po' così. E sì, Marco Bocci è un attore che io stimo, anche È Filippo vero. Nigro col quale ho girato le mie scene. E insomma, era molto divertente pensare che Filippo in questa situazione, in questo film, sia in qualche modo un po' perso, un po' preso da questa donna che invece non capisce niente di tutto ciò e rimane un attimo così quando... Però vi devo dire una cosa, io non ho... Io sono una sconsiderata, non ho ancora visto il film, per cui non so se ci sono stati dei tagli e quindi mi fermerei qui. Lo scopriremo insieme. Intanto anche attrice di teatro, attrice e insegnante, volevo dire, di Sì. teatro, vari suggerimenti oggi ci hai restituito per chi volesse intraprendere questo mestiere in primis l'umiltà. Hai altri progetti in ballo che ti vedono protagonista? Sì, ho altri progetti. Io lo dico solo così e mi fermo poi. Ci sarà la seconda. Ho fatto una serie britannica che è stata distribuita in tutto il mondo ed è andata su Sky, che è Signora Volpe, e mi è arrivato un alert in cui pare che Canale 5 l'abbia acquistata e andrà in onda quest'estate. Dove io sono una signora, mamma di un medico di questo posto molto bello che è Panicale, e ci sarà una seconda serie. Beh, complimentissimi, grazie di essere stata qui con noi. Grazie ad Imma Piro, talentuosa artista, esempio di grande qualità, un personaggio di grande rispetto da avere come valido punto di riferimento per chi appunto volesse intraprendere la carriera di attore. Grazie davvero, un grande abbraccio e a presto qui a Grazie a voi, Napoli. arrivederci, arrivederci, grazie. Grazie ad Imma Piro, pubblicità, restate con noi.